sono stati individuati e trovati morti tre dei quattro alpinisti travolti da una valanga in Val di Remo, in Val d'Aosta, ieri pomeriggio. Le salme sono state portate in elicottero all'aeroporto di San Cristóbal. Tutti conoscevano profondamente la montagna, erano professionisti e stavano frequentando un corso per diventare guide alpine della Valle d'Aosta. Il più giovane era il finanziere Elia Meta, lascia la moglie e un bimbo di 4 anni. Lorenzo Holknecht invece aveva 39 anni ed era campione di sci alpinismo, di Sondalo, ma cresciuto a Bormio. Aveva vinto un oro, un argento e due bronzi ai campionati mondiali. Il terzo è Sandro Dublanc, 43 anni, maestro della scuola di sci di Champorquer, di cui per un periodo è stato anche direttore. I quattro sono stati travolti dalla slavina mentre erano in discesa. L'unico sopravvissuto è l'istruttore del corso per guide alpine, Matteo Giglio, che pur semisepolto è riuscito a scampare alla slavina riuscendo a galleggiare sulla neve.